12. Ansietà. Cerchio Ifior attraverso Tullia e Gian. Giorgei. In realtà l'essere umano è in qualche modo costituzionalmente ansioso. O meglio, qualsiasi cosa accada e vada contro le aspettative del suo io, contro i suoi bisogni, contro le sue gratificazioni, contro i suoi interessi, contro i suoi desideri, gli appare come un contrasto, come una limitazione, come una costrizione. E quindi cosa accade? Accade che il suo io, la sua parte più interna, più noiosa, come ben sapete, si ribella a tutto questo. E dallo scontro tra questo egoismo e la realtà nasce quella che voi genericamente definite ansietà. Anche la medicina credo che la definisca ansietà e non trovo niente di più restrittivo in realtà per poterla definire. Il fatto è che dire ansiosa di una persona significa non dire assolutamente nulla di quella persona, perché tutti siete ansiosi. Dicevamo che di solito si arriva a definire ansiose le persone che reagiscono agli stimoli in modo a volte depressivo, a volte aggressivo e via dicendo. Però dire che una persona sia ansiosa non significa dire nulla di quella persona, anche perché voi solitamente giudicate ansiose le persone che piangono, le persone che reagiscono in modo evidente o drammatico o forte, che si disperano, che pensano, che so io, al suicidio o cose del genere. E non vi rendete conto che invece queste persone sono forse meno ansiose di tante altre. Questo perché? Perché l'ansietà è una situazione di disequilibrio interno, di disequilibrio tra le energie che tenderebbero a un certo comportamento, a un certo desiderio, e le energie esterne che modificano e costringono questo comportamento, questo avvenimento, entro schemi precisi da cui l'individuo non riesce a svincolarsi. Ora, la persona che voi solitamente definite ansiosa e che invece non è poi la più ansiosa, con i suoi propositi di suicidio, con le sue reazioni aggressive, anche soltanto con le sue lacrime, con il suo strapparsi i capelli, cosa fa? Si scarica. Scarica energie con l'esterno, così che queste tensioni si vanno ad equilibrare. Ecco così che molte volte queste persone, voi ansiosi lo sapete, vivono non un'ansietà continua, ma momenti di punte di ansietà, momenti di scarico di ansietà e via dicendo. Una situazione altalenante da un'ansietà continua ad un'ansietà sopita. Ma le persone che non scaricano, queste persone, le persone veramente ansiose, quelle per cui veramente bisogna preoccuparsi, le persone che di fronte alle contrarietà, di fronte al sentirsi legati ed impediti dalla realtà esterna e qualche volta anche interna, non reagiscono, non manifestano in alcun modo, non rendono noto agli altri quello che sta succedendo, non cercano di attirare l'attenzione per essere aiutati. Ecco, queste persone continuano a portarsi dentro la tensione, questa intima tensione, questo disequilibrio che prima o poi esplode improvviso, inaspettato e magari a volte anche tragico. Quanti matrimoni, ad esempio, sono andati a rotoli proprio perché le persone non sono riuscite in qualche modo a scaricare le tensioni che accumulavano? Passavano per mariti o per mogli pazienti e comprensivi e via dicendo. Ed in realtà era soltanto un atteggiamento, quello che viene definito una maschera dalle guide, ed erano soltanto delle persone molto ansiose. Domanda: qual è il disturbo fisico dell'ansia? Giorgei.
Quando l'ansia è scaricata, si risolve tutto in questo scarico di energia, anche se l'ansia poi si riaccumula interiormente e si ritrasforma. È praticamente un continuo caricarsi di energia e scaricarsi. Questo per le persone che scaricano. In realtà le persone che scaricano non hanno disturbi ben precisi di alcun tipo, mentre invece le persone che non scaricano, che sono ansiose, che trattengono, somatizzano in qualche modo. Il più delle volte queste somatizzazioni riguardano la digestione, lo stomaco, l'intestino. A volte riguardano la vista, improvvisi sbalzi di capacità visiva, arrossamento degli occhi. Oppure riguardano la sudorazione, ad esempio, molte persone ansiose all'improvviso si ricoprono di sudore dalla testa ai piedi. Questo è un modo inconscio per esprimere un'ansietà e cercare di scaricare in qualche modo, in qualche forma, l'energia. Non esiste quindi una tipologia precisa, ma vi è un sintomo tipico di ogni individuo ansioso. Questo è anche logico a pensarci bene, in quanto nessun individuo ha gli stessi motivi di un altro per essere ansioso. Può essere ansioso chi non riesce ad essere sincero ed aperto con gli altri, ed ecco che allora questo scaricherà la sua tensione attraverso l'essudazione. Vi è chi non riesce ad essere aggressivo come vorrebbe con gli altri, ecco che allora questa persona soffrirà di stomaco, ad esempio, e via dicendo. Quindi ogni persona avrà una serie di sintomi diversi a seconda del perché della sua ansietà.